Ciao a tutti, oggi sono qua per provare insieme a voi una nuova parrucca che mi è appena arrivata dal sito Donna Love Hair. In questa scatola c'è appunto la parrucca che mi hanno permesso di scegliere sul loro sito, una spazzola per prendersi cura della parrucca, una cosa fondamentale per evitare nodi o che si rovini prima del tempo, e la cuffietta per poterla appunto indossare. Questa qui a rete è una delle cuffiette più utilizzate dalle ragazze che almeno seguo io e che fanno cosplay o che utilizzano molto spesso le parrucche. Mentre vi farò vedere la parrucca che mi è arrivata, come indossarla, le mie impressioni al riguardo, ho intenzione di parlarvi anche del motivo perché mi piacciono tanto le parrucche, perché se avete notato nell'ultimo periodo sto sperimentando tanto. Questa è quindi la parrucca che ho scelto io. Come potete vedere ha la radice molto scura sul nero e per poi passare a questo colore meraviglioso, colore pesca. Sembra quasi anche rose gold, insomma è un rosa aranciato, un po' slavato, che a me personalmente fa impazzire, mi piace tantissimo. Poi sapete che sono in fissa con questo colore al momento. Mi piace tantissimo la texture di questa parrucca perché è veramente molto morbida. Inoltre ha un taglio né lungo né corto, cioè la vedrete fra poco addosso, però è leggermente più lunga dei miei capelli in questo momento, ed è difficile per me trovare delle parrucche, soprattutto sui siti online, di lunghezze diciamo medie, perché in genere sono abbastanza corte o lunghissime. Anche su questo sito ci sono tantissime parrucche veramente molto belle, anche completamente colorate senza ricrescita se non vi piace, però sono veramente molto lunghe. Sono parrucche sintetiche che si possono modellare, quindi le potete tagliare, però io sinceramente non sono capace, ho paura di rovinare la parrucca, quindi preferisco prenderla già modellata. Come potete vedere è una di quelle parrucche che ha la retina davanti per simulare un effetto diciamo più naturale possibile una volta poi indosso, e questa rete in eccesso va tagliata. Direi che è giunto il momento di provare la parrucca con la retina che hanno fornito. È una retina aperta con l'elastico soltanto da una parte. Per me l'elastico è leggermente troppo lento, quindi tende un po' a scivolarmi sulla testa perché è una testa abbastanza piccolina. Però è un tipo di cuffietta veramente praticissimo, soprattutto se siete all'inizio, perché riesce a raccogliere bene i capelli e a non creare accumuli, cosa veramente molto importante quando si indossa una parrucca. Quindi finalmente ho capito il motivo per cui è così tanto amata questa retina da chi usa frequentemente le parrucche. Io ho portato i capelli colorati per un anno e mezzo circa, e adesso che sono tornata al mio colore naturale sto sperimentando diversi colori con diverse parrucche, perché mi sono resa conto dell'effettivo lavoro che c'è dietro a colorare i capelli, mantenere il colore, rifare la tinta, prendersi cura dei capelli danneggiati perché comunque sono decolorati, insomma un macello. E un altro anno così non lo vorrei passare, perché per me è stato veramente un po' traumatico. E la possibilità di cambiare colore di capelli senza dover decolorare i miei capelli naturali, quindi senza rovinarli, non dover spendere soldi in tinte, che poi il più delle volte se non sono tinte naturali comunque vanno a rovinare i capelli, doversi prendere cura, non poterli tipo arricciare, tenere, stare attenta alle fonti di calore, non poter sempre fare il bagno in mare, insomma per me è stato veramente difficile. Quindi le parrucche in questo senso sono una salvezza, perché permettono appunto di poter cambiare colore senza andare a rovinare i capelli. Inoltre ci vuole veramente qualche minuto per metterla e per togliere una parrucca. È semplicissimo, si può scegliere di fare quando lo si vuole, cioè è, non lo so, ha innumerevoli vantaggi. Intanto sistemo un attimo, visto che non ho specchi né niente, per assicurarmi che sia tutto a posto. Direi che ci siamo, adesso la spazzolo un po', anche perché secondo me una volta pettinata ha un effetto più naturale. Qua la cuffietta forse è un po' troppo grande per la mia testa, quindi crea un po' degli accumuli secondo me, ma forse è dovuto anche al fatto che è stata in una scatola per diverso tempo, quindi probabilmente ha preso un po' la piega della scatola. Adesso non so quanto si possa notare che ci sono delle piccole grinze, almeno al tatto si sentono, della cuffia, che
è un po' troppo grande per la mia testa. Secondo me deve prendere un po' la forma della testa per via della piega nella scatola, perché già adesso la sento leggermente meglio. Comunque questo è l'effetto della parrucca indossata, come potete vedere, grazie a questo effetto tipo beach waves, sembra molto vaporosa, ha un taglio leggermente più lungo sul davanti e corto dietro, l'attaccatura come potete vedere è abbastanza naturale, a me dà l'impressione di avere una parrucca in testa, devo essere sincera. Rispetto ad altre parrucche che ho provato non è un effetto secondo me molto naturale, almeno non sul mio tipo di testa o non su di me. Secondo me si vede che ho una parrucca addosso, non so se è per il tipo di parrucca, appunto con queste onde... Non lo so, forse anche il fatto che qui in cima è veramente molto liscia e attaccata, mentre qua è super vaporosa e tipo ho tantissimi capelli che nella vita vera non avrei mai. Altro motivo per cui adoro indossare le parrucche, perché a me piace sentirmi i capelli, cioè sentire che ho tanti capelli, perché i miei capelli naturali sono molto fini, quindi sembra che non ho capelli in testa. E per fare le acconciature, adesso con questa... non tanto perché è già modellata, però con le parrucche lisce poter fare le trecce, le acconciature, gli space buns, ma semplicemente anche, non lo so, le codine. È fantastico perché ci sono tanti capelli, quindi tutte le acconciature vengono da Dio. Ho avvicinato un po' la fotocamera per farvi vedere meglio com'è la parrucca addosso, sperando che vi possa essere utile. A me personalmente il colore piace tantissimo, però non sono convinta al 100% di come mi stia addosso. Magari fatemelo sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Io mi sono avvicinata alle parrucche facendo cosplay, avevo fatto anche un video in cui vi parlavo della mia esperienza, però è talmente vecchio che mi vergogno a linkarvelo, però se lo cercate lo trovate. E ho sempre puntato al risparmio, quindi cercando delle parrucche il meno costose possibile. Questo perché io portavo i cosplay in fiera soltanto a Rimini, quindi una volta all'anno, e è capitato un paio di anni che portassi anche cosplay a Lucca, quindi per l'utilizzo che ne facevo io, ovvero indossare una parrucca due volte l'anno, non aveva senso per me spendere tanti soldi. Quindi quando cercate una parrucca, secondo me, valutate tantissimo il tipo di utilizzo che ne volete fare e quanto ci tenete a un certo progetto, perché magari sì, partecipate soltanto a due o tre fiere, però tenete particolarmente a un cosplay, volete farlo particolarmente bene, fare delle belle foto, riportarlo gli anni successivi, lì ha senso investire, secondo me, dei soldi in una buona parrucca. Magari risparmiate qualche cosa sugli accessori del vestito, però la parrucca fa veramente tanta differenza. Io, paragonando questo tipo di parrucca a quelle che ho per fare cosplay, c'è una differenza abissale. Ci sono alcune parrucche che possiedo che mi vergogno a indossare, perché nonostante io cerchi di curarle il più possibile, la plastica dei capelli è veramente di una qualità bassissima, quindi anche se le spazzolo si creano dei nodi, s'arruffa, è difficile mantenere una certa piega, è veramente un disastro. Questo tipo di parrucca è sì molto costosa, a parer mio troppo. Questa parrucca in particolare sul sito viene $106, soldi che io non spenderei mai per questo tipo di parrucca, perché secondo me sia al tatto che visivamente si vede che è una parrucca. Sul sito Donna Love ci sono tantissime parrucche anche senza l'effetto di crescita, che so che a molti non piace, e ci sono tantissime parrucche lunghe, molto semplici, che si possono quindi acconciare in maniera differente, quindi se volete fare cosplay in maniera un po' più professionale vi consiglio di dare un'occhiata, comunque troverete tutti i link in descrizione assieme al codice sconto che mi hanno lasciato, inserendo infatti CB's The Way avrete un piccolo sconto sul vostro acquisto. Negli ultimi anni ho coltivato sempre di più la mia passione per fare video, ma anche per fare foto. Non sono per niente esperta, ci capisco ben poco, non sono brava a fare foto, non faccio foto belle, però mi piace l'idea di poter catturare qualcosa che per me è in un certo senso artistico o che mi comunica qualcosa. E non è
qualcosa che è oggettivamente bello, ma è qualcosa che per me è bello perché mi trasmette qualche cosa. E solo negli ultimi mesi ho acquisito più sicurezza a fare foto anche a me stessa, a vedere qualcosa di bello anche in me stessa. E in parte le parrucche mi hanno aiutata perché mi fanno sentire una persona diversa, però allo stesso tempo me stessa. Perché certe volte, cambiando look, mi sento particolarmente carina e riesco a tirare fuori delle cose che nella vita di tutti i giorni normalmente non riesco, come dei sorrisi che pensavo di non avere o degli occhi particolarmente luccicanti, anche delle espressioni abbastanza strane e creepy, non solo cose belle, però mi piace poter giocare e divertirmi, sentirmi sempre un po' più sicura di me stessa, del mio corpo, del mio viso. Non lo so, è una cosa difficile da spiegare, però molto bella e preziosa per me. Quindi sì, fra tanti motivi sciocchi e banali per cui mi piace mettermi una parrucca, poterci giocare, scherzare, fare foto, fare video, c'è anche questo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa parrucca e delle parrucche in generale e soprattutto se secondo voi mi dona o meno questo colore e taglio. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!